Il pungiglione stabilese. Buonasera amici ed amiche, tifosi e tifose della Juve Stabia, benvenuti a quest'altra puntata del Pungiglione Stabiese. Parleremo in questa puntata della sconfitta con il Bari, ma soprattutto del prossimo turno infrasettimanale con il Palermo. Io però, prima di continuare la trasmissione, voglio presentare i miei amici, anzi li faccio presentare a loro. Iniziamo prima da Mario Di Capo. Buonasera Mario. Buonasera a te Mario, velocissimi, anche perché abbiamo già un ospite con noi per parlare già di quello che verrà per la Juve Stabia, quindi solo un buonasera e poi dopo parleremo di tutto. Assolutamente Mario, assolutamente, io ti ringrazio. Poi continuiamo con l'altro, diciamo, del quartetto Cetra, oramai tutti quanti ci conoscete, è Giovanni Donnarumma. Buonasera Giovanni. Buonasera Mario, buonasera a tutti i nostri web spettatori. Ovviamente non vi canteremo nessuna canzone, quindi perdete voi ogni speranza. Salutiamo anche già Valerio Esposito che ci dice buonasera amici, e linea che torna a te. Grazie anche a Giovanni. L'ultimo, ma non ultimo, lo diciamo sempre, ma di importanza, ma Natale Giusti. Buonasera Natale. Ciao Mario, una buona serata a te, a tutti voi e ai nostri web spettatori che ci seguono sulla pagina Juve Stabia Live. Sarò rapidissimo anche io, un saluto a tutti e direi di passarti la linea Mario, perché abbiamo già il primo ospite che è in diretta con noi. Sì, è un piacere averlo qui per la prima volta al Pungiglione Stabiese. Ringraziamo lui come tanti altri colleghi che ci danno la massima disponibilità in queste nostre trasmissioni. Stiamo parlando di Manfredi Esposito di livesicilia.it. Buonasera Manfredi. Buonasera, buonasera a tutti, grazie per l'invito. Grazie a te della disponibilità, sappiamo che sei al lavoro, quindi lasciamo davvero poco tempo. C'è questo Palermo-Catania, un derby che da diverso tempo non si disputava, quindi è categoria di Serie C, ma ha pur sempre il fascino del derby sentito lì in Sicilia. Ecco, Manfredi... Sì, è pur sempre... sì. Sì, diciamo, io ti volevo un po' prima stuzzicare, se così vogliamo dire, su questa situazione purtroppo del Covid che ancora sta flagellando un po' la rosa del Palermo. Questa sera sono aggregati due ragazzini giusto per arrivare ai 13 minimo della distinta per poter disputare la partita. È una situazione un po' particolare, si aggiungono ovviamente anche due squalificati dopo la gara col Catanzaro. Io, noi l'abbiamo detto, un pareggio strameritatissimo del Palermo che è riuscito in 9 uomini addirittura a strappare un punto dallo stadio, dal Ceravolo. Ecco, però la situazione com'è per stasera con Catania che comunque vorrà far valere la propria forza? Assolutamente sì, il Catania vorrà rifarsi dopo le sconfitte contro il Ternana e il Bari. Il Palermo ha 13 calciatori, ma quest'oggi soltanto gli occhi, perché l'altro portiere Faraone non sarà neanche in panchina, quindi avrà soltanto il secondo portiere Matranga, anche lui aggregato, come dicevate voi, dal settore giovanile. Quest'oggi ne sono risultati ben 7 calciatori positivi, però la situazione non è per niente chiara, perché di questi 7 alcuni hanno anche giocato contro il Catanzaro. È pur vero che la carica virale è molto bassa, però adesso si dovrà capire benissimo, non bene, anzi benissimo, appunto, questa situazione, perché non è possibile che Palermo vada a Catanzaro o comunque i calciatori si allenino con gli altri pur essendo positivi e che nessuno lo sappia. Ma questo vale per il Palermo così come per tutte le altre squadre. Assolutamente d'accordo con te. Ecco, ma in vista poi adesso della gara con la Juve Stabia, c'è preoccupazione magari di non raggiungere a questo punto anche il numero disponibile per poterla disputare? Oggi, notizie di oggi, che la Vibonese è stata rinviata la partita con la Casertana, quindi ci sono questi continui rinvii. Com'è secondo te la situazione per il Palermo per giovedì?
Allora, 5 dovrebbero rientrare, perché sì, tra, in alcuni che non sono presenti oggi non sono potuti rientrare semplicemente perché non sono riusciti a fare le visite mediche in tempo, sì, visto che il tampone è risultato negativo, è arrivato da poco. Quindi ci dovrebbe, Palermo ci dovrebbe presentare a Castellammare con più di 13 o 14 elementi, e dovrebbe anche disputare questa partita con la Juve Stabia. Ha fatto di tutto per giocare oggi, si è stato più e più ore a contatto con la Lega, ci auguriamo veramente che possa giocare giovedì sera contro la Juve Stabia. Ecco, Manfredi, c'è Mario Di Capo che ti vuole fare una domanda. Prego, Mario. Beh sì, buonasera prima di tutto, dispiace davvero che ci siano queste situazioni, purtroppo legate al male di questo anno 2020 che è davvero assurdo. Dispiace per il Palermo, dispiace per il calcio in generale, perché non è bello che ci siano squadre così flagellate come il Palermo, come è successo anche ad altre, in altre categorie e anche in Serie C. Volevo chiedere a Manfredi se se la sente chiaro che è un po' complicato ora prospettare qualcosa per giovedì, però siccome noi parliamo anche del match di giovedì, oltre alla partita di stasera, secondo te che Palermo potremo vedere a Castellammare, soprattutto considerando i rientri dei giocatori che ci saranno, al netto del fatto che si gioca stasera, che bisogna recuperare chiaramente anche dalle forze fisiche per una partita che tra l'altro si gioca a sole 66 ore di distanza dall'inizio di quella di stasera, un'altra situazione anomala del calendario. Eh sì, Palermo, come dicevi tu, avrà bisogno di recuperare delle forze, perché giocherà oggi, non potrà fare dei cambi mister Boscaglia e si dovrà presentare al meglio contro la Juve Stabia. Credo e spero si presenti un Palermo con qualche elemento in più, perché che voglia fare risultato così come ha fatto contro il Catanzaro e che ci auguriamo tutti possa farlo anche oggi, però non è per niente semplice, perché comunque pur andando a recuperare qualche elemento non avrebbe lo stato di forma migliore, perché qualcuno di questi che potrebbe rientrare non avrà i 90 minuti sulle gambe, quindi potrà reggere forse un tempo se non poco meno. Ecco Manfredi, un'ultima domanda da parte di Natale Giusti, poi ti lasciamo le tue cose. Sì, buonasera Manfredi, volevo chiederle per quanto riguarda questo strano campionato del Palermo quest'anno, che è iniziato purtroppo con questo problema del Covid, quanto potrà incidere sul campionato del Palermo questo fatto di dover recuperare ancora 3 gare, se non erro, più il fatto di dover disputare ancora 6 turni infrasettimanali, quindi praticamente saranno 9 turni infrasettimanali che dovrà sostenere il Palermo da qui alla fine del torneo? In pratica c'è la stessa situazione che capitò 2 anni fa con la Viterbese, che iniziò in modo ritardato il campionato e poi dovette praticamente giocare quasi sempre ogni 3 giorni. Quanto potrà incidere questo? Ma credo potrà incidere tanto, però mister Boscaglia negli ultimi anni si è un po' abituato a questa situazione, perché lo scorso anno con la Virtus Entella, dopo sì, il Covid ha giocato gare una dietro l'altra. 2 anni fa sempre con la Virtus Entella, che partì un po' in ritardo in Serie C e giocò proprio per recuperare. Per fortuna del Palermo, diverse di queste gare da recuperare sono dentro casa, quindi si risparmia tra virgolette il viaggio, però sono abbastanza ravvicinate e potrebbe non essere al meglio magari qualche calciatore stanco, qualcuno diffidato o qualcuno anche potrebbe prendere il Covid o qualsiasi altra influenza. Non sarà assolutamente semplice, però come dicevo Boscaglia è un po' abituato a questa situazione, quindi lui col suo staff saprà sicuramente come fare. Ecco Manfredi, obiettivi di questo Palermo e soprattutto la piazza, come sta seguendo la squadra in questo campionato? L'obiettivo era almeno arrivare ai playoff, però dopo questa partenza ad handicap si è un po' ridimensionato, credo, sì, l'obiettivo della società e della squadra. I tifosi stanno seguendo con tantissimo calore. Ieri hanno salutato la squadra prima del derby, poco fa prima di entrare qui allo stadio c'è stata una bellissima cornice di pubblico all'esterno dello stadio, nella zona antistante, che ha salutato la squadra con cori e fumogeni. Sì. Sicuramente è il derby di una partita importante, però fanno sempre sentire la loro vicinanza alla squadra, nonostante i risultati non siano assolutamente positivi in questo primo scorcio di stagione. Un'ultima mia curiosità, Esposito tradisce origini napoletane, ce le puoi confermare? Esposito, sì,
di origine napoletana, però non ho parenti napoletani, no? Okay. di Palermo. Ah, ok, quindi magari parenti di un bel po' di tempo fa. Noi ti ringraziamo Manfredi per questo tuo contributo, anche perché ti sei sottratto a questa partita importantissima. In bocca al lupo al Palermo, lo possiamo dire, e che vinca il migliore. Viva il lupo, grazie a voi e a presto. Ciao Manfredi. Ciao Manfredi. E queste sono le parole del collega, che davvero ringraziamo per i salti mortali che ha fatto per essere presente con noi, visto che comunque deve seguire questa partita, questo derby sentitissimo fra Palermo e il proprio Catania. Vedremo poi nel corso anche della trasmissione, seguiremo un po' grazie agli aggiornamenti di Giovanni Donnarumma e di qualcun altro che si vuole prestare a questa cosa, di seguire, sì, anche questa partita, perché comunque interessa, sì, anche la Juve Stabia, visto che comunque sono due squadre che hanno come obiettivo i playoff. Diciamo la Juve Stabia ha lo stesso obiettivo, non di vincere il campionato, quindi bene tenerle quanto più a debita distanza queste due, diciamo, Mario, che con i playoff a 10 o a 9 chiaramente, sì, per girone più quella che va direttamente, l'obiettivo può essere i playoff e poi i primi 5 posti, cioè nel senso sono, sì, due obiettivi diversi. È chiaro, sì, che il Palermo con Boscaglia in panchina, con alcuni giocatori anche di categoria che ha preso, non è lo squadrone stile Bari che abbiamo affrontato ieri, stile Ternana, però comunque ha tanti giocatori importanti. Mario, abbiamo la formazione, se abbiamo la formazione di questa sera che potrà darci qualche indicazione. Leggiamola. Sì, allora con un 4-2-3-1 mister Boscaglia affronta il Catania con Pelagotti in porta, con una difesa a 4 da destra verso sinistra con Almici, Marconi, Palazzi e Corrado, poi i due mediani a centrocampo Martini e Ogier, con poi un po' più avanti Valente, Rauti e Canutè, il nostro ex Canutè, e in avanti la punta unica Saraniti, che ricordiamo anche un altro elemento importante per la categoria. Eh sì, assolutamente. Giovanni, leggiamo qualche messaggio da casa, visto che finora li abbiamo un poco trascurati. Sì, li leggiamo anche perché ne sono accumulati un bel po' e ci fa piacere leggere i tanti amici che si iscrivono, come Onorato Ferdinando che ci dice buonasera amici, sempre forza Juve Stabia con tanti cuori e tanti bicipiti. Il buonasera ci arriva anche da Giampiero Cuciniello, malgrado la sconfitta lo Stabia c'è, ce lo ricorda ancora una volta Onorato Ferdinando. Buonasera ragazzi, da Sore Cimino, ciao Salvatore. Poi ancora Antonio Vollo, papà di Mario, che salutiamo, dice buonasera a tutti voi presenti nello studio e a tutti i web spettatori, forza Juve Stabia sempre, da Musica Piano. Ancora veniamo Giuseppe Esposito che ci scrive buonasera, la mia non è una critica, la squadra gioca bene, mantiene bene il campo, dietro prende pochi gol, ma se poi non si fanno risultati e non si fa gol, si sa, il gruppo comincia a non credere più in se stesso e anche la difesa perde delle certezze. Le ultime due vittorie in casa, anche quelle danno un allarme contro la Cavese che sabato ne ha presi 5 fino al 90esimo, poi ci dice ce la siamo sudata e contro il Bisceglie per farne uno abbiamo dovuto trovare la pella di Fantacci, sicuramente ci stiamo costruendo per l'anno prossimo, ma si deve guardare un po' al sodo, ci dice appunto l'amico da casa. Poi Giovanni, fermiamoci un attimo, poi sì, continuiamo, anche perché ci sono dei spunti di riflessione che possiamo analizzare anche noi qui in studio, perché abbiamo un altro ex Juve Stabia, noi lo ringraziamo, la prima volta che lo ascoltiamo dopo tanto tempo, e per noi è motivo d'orgoglio, anche diciamo di emozione, no? Ascoltare le parole di chi ha reso grande la nostra Juve Stabia. Stiamo parlando del bomber Sasà Buoncampino. Buonasera Sasà. Buonasera a tutti, buonasera. Buonasera Sasà. Ciao. Giovedì ci sarà questa partita, una partita che tu senti sia perché hai indossato la maglia del Palermo, ma anche della maglia della Juve Stabia, prima Palermo e poi Juve Stabia. Certo. Ecco, alla luce di questo, no, un po' di quello che si sta vedendo in questo campionato condizionato dal Covid, che partita ti aspetti fra Juve Stabia e Palermo? Ma io non so neanche se si gioca, perché sentendo le ultime notizie da Palermo, perché giustamente ho i gruppi di Palermo come i gruppi di Castellammare sui social, e stasera c'è la partita Palermo-Catania, ma il Palermo so che sta giocando o giocherà fra poco. Sono 15 giocatori in tutto, 13 addirittura. Non si sa neanche se il giovedì riesce a scendere in campo a Castellammare, però
Detto questo, è sicuramente una partita per me molto, molto sentita, perché sono stato bene sia a Palermo che a Castellammare, con situazioni diverse, perché cioè, a Palermo abbiamo vinto un campionato della Coppa Italia, quell'anno dopo ci siamo salvati dalla Serie B. Castellammare il primo anno eravamo, diciamo, tra le favorite per la vittoria del campionato, però è andata come è andata, insomma, voglio dire... Scenari diversi da quello che si aspettava, sicuramente. Certo. Ecco, un ricordo tuo di Roberto Fiore, visto che comunque l'hai tenuto come presidente, noi lo chiediamo sempre a tutti quelli che l'hanno avuto. Ma oltre che è stato il mio presidente sia a Castellammare che a Ischia, è stato anche il mio compariello di Cresima, prima di sposarmi, sì. Ti ha dato un bello schiaffo, lo ti ha dato a suo tempo. Mi ha dato un bello schiaffo sulla spalla, sulla testa. Sì. No, i ricordi del presidente Fiore sono sempre memorabili, perché oltre a essere un presidente era anche un grande competente di calcio. Sì. Sicuramente la parentesi di Castellammare, secondo me, rispetto anche a Rischi, ha fatto delle grandi cose, ha cercato sempre di creare squadre per puntare alla Serie B, e per due anni consecutivi ha perso la finale sia con il Savoia che con la Salernitana. Sicuramente è un presidente di grande spessore e, come detto prima, di grande competenza calcistica. Ecco, normalmente si dice che questo Covid sta portando bene problemi di salute, come hai evidenziato anche tu, per le varie squadre, per certo. Mettere in campo i giocatori, però sta portando lontano i tifosi dagli stadi. Ecco, uno stadio di Castellammare, stile inglese, tu che l'hai potuto ascoltare, vivere, nei periodi in cui c'era anche la musichetta, ricordo, sulle note dei Queen, proprio certo. In onore tuo, Sasà Buoncammino. No, se tu riesci anche a analizzare le partite di Serie A, per dirti, cioè si stanno facendo dei gol esagerati, cioè 4-4, 4-3, 5-2, cioè sono situazioni che quando c'è il pubblico non c'è, perché c'è una pressione così tanta da quando stai in campo e ti crea entusiasmo, ti crea paura per l'avversario, cioè si crea tutte queste condizioni che il pubblico mette in campo. Io mi ricordo la partita quando ci siamo salvati dai playout, no? C'era un aneddoto molto importante. Noi quando siamo andati a giocare ad Avellino, io ero in panchina e c'era Guida come allenatore, e nel primo tempo perdevamo 1-0 e c'era stata anche l'espulsione di Bachini. Io essendo che avevo un'età un po' più avanzata rispetto agli altri, come Roberto ho detto vicino al mio allenatore: guarda, finiamola così sta partita, perché a Castellammare La cambiamo la partita, perché in casa, figurati, con la gente così. Sì. Ho detto non muovere niente, perché ce la salviamo. Invece il nostro bravo allenatore, il secondo tempo, ha cambiato un centrocampista, un attaccante, abbiamo pigliato una devolso, ma cercando di rovinare la partita. Però tutto questo, quando abbiamo giocato in casa, voglio dire, un pubblico del genere ci ha portato alla salvezza, perché ha creato entusiasmo dentro allo spogliatoio, sotto i sottopassaggi. Io mi ricordo un quarto d'ora dalla fine già erano tutti a bordo campo, insomma c'era il Nola che non ha capito niente, e c'era il giocatore dell'ex Torino, Zago mi sembra che si chiamava, disse vicino a me, disse con una faccia bianca come la ricotta, disse vicino a me, certo, sa io non verrò più a giocare a sud. se ne è scappato, voglio dire l'entusiasmo che si crea nelle piazze delle squadre importanti, perciò il pubblico è determinante per una squadra di calcio. C'è Mario Di Capo che ti vuole fare una domanda, Sasà. Prego, chi? Buonasera, Mario Di Capo. Mario Di Capo. Oh, Mario. Piacere, sì, buonasera. Un piacere poter parlare con te. Volevo chiederti, hai dato già un aneddoto, un ricordo importante come quel 3-0 che poi ha ribaltato quel match del Partenio con Jonathan Bachini espulso in quella gara. Un altro particolare che ti lega a Castellammare, un qualcosa, un ricordo, una persona, non so, un qualcosa che
ti lega al ricordo per la Juve Stabia, e poi un qualcosa sul momento delle Vespe, ovvero tanti criticano soprattutto gli attaccanti che oggi segnano poco in casa Juve Stabia, cioè, si riesce a concretizzare poco il gioco ottimo fatto dalla squadra in queste prime 9 giornate. Come si fa a uscire da questo momento? Quindi ho fatto due domande chiaramente molto diverse rispetto ai periodi. Certo, no, il ricordo di Castellammare è molto importante, perché che io sono stato un giocatore che anche nelle altre squadre non ho fatto tanti gol, però è uno che io vivevo per la squadra, io anche quando stavo in panchina io non mi mettevo nell'angolino a piangermi, sì, addosso, cioè io esultavo, io incitavo, creavo i presupposti dentro lo squadra, mi sentivo un allenatore aggiunto, ma come Roberto Amadio che era di Castellammare, come Romano che stava in panchina con noi, cioè eravamo gente che credeva alla squadra, mentre c'era nella squadra in quel momento che ci siamo salvati gente che ha detto anche a me non mi hanno fatto proprio niente. Cioè io ho cercato proprio veramente di dire se retrocediamo di meno, io ho detto a questa persona, non faccio no perché no, cioè, voglio dire, io vivevo per la squadra, cioè io non pensavo a favore e perdere la partita 4-0. Cioè ero più contento di vincere 1-0 e facevo gol il massaggiatore, certo, massaggiatore, certo. Però ho vinto la partita, cioè, certo. Questo era ma è stato sempre così, sì, è stato, sì, sempre così in altre squadre, questo era il mio spirito di qualsiasi squadra, poi Castellammare, voglio dire, nella mia regione, voglio dire, e con il presidente Fiore che è stato il mio compare, voglio dire, mi sono trovato bene tutti e due anni, però con le prospettive di vertice ci siamo trovati il primo anno di cambiare non so quanti allenatori, non mi ricordo, mi sono perso proprio il conto, il primo anno quanti allenatori abbiamo cambiato, perché c'era Chiancone, poi un po' di casino, sì, di allenatore, giustamente non puoi mai trovare la tranquillità per cercare di fare qualcosa di buono. Il secondo anno poi ha cambiato totalmente le cose, perché sono andato via Roberto, De Simone, Amodio, cioè ha cambiato tutto, diciamo la struttura della squadra, era una squadra molto giovane. Alla fine con il ritorno di Roberto, che è ritornato in corsa d'opera, ci siamo salvati poi ai play-out. E la situazione di adesso, diciamo che Castellammare è partita un po' in ritardo, un po' di, però adesso qualche risultato importante lo sta facendo, ma il fatto degli attaccanti non è che in giro ce ne sono tanti, che tu vedi nelle squadre di Serie C ci sono 1-2 attaccanti in una squadra. Mentre quando giocavamo noi, se ti ricordi, noi stavamo io, Micello, Bertuccelli, Musella, Onorato, cioè ogni squadra, ogni squadra aveva 5-6 attaccanti, ma di grande spessore, cioè tu allenamento, se non ti impegnavi, non ti mettevi in riga, ma tu non giocavi. Invece adesso quando trovi 1-2, poi vedo che vanno via dall'area di rigore, scappano tutti quanti all'area di rigore, se non vai in area di rigore poi non lo fai mai. Voglio dire, tutti esterni, tutti i giocatori larghi, così, vabbè, il modo di giocare di adesso, voglio dire, in giro di grandi attaccanti ce ne sono pochi, e allora questa è la situazione, si fa un po' più fatica trovare la via del gol, si trova un'altra soluzione per fare gol, questa è, penso, la situazione di adesso. Ecco Sasà, Natale Giusto, una domanda da parte sua, prego Natale. Sì, Sasà, buonasera innanzitutto. Buonasera. Volevo chiederti, nel primo anno di permanenza alla Juve Stabia, nel 94-95, voi in pratica, sì, sfioraste i playoff che poi svanirono in una partita casalinga interna contro il Trapani a poche giornate dalla fine, tra l'altro, sì, in quel Trapani giocava un giovanissimo Marco Materazzi. Sì. In quella stagione facevi coppia con Totò Bertuccelli, ecco, com'era, sì, quella coppia d'attacco, magari per i giovani di oggi che non hanno potuto vedere le vostre gesta durante quel biennio? No, ho detto che quell'anno lì, oltre che c'era Bertuccelli, c'era anche Micio, che poi mi sembra che, sì, a novembre andò a Benevento, sì, una coppia ben assortita, perché tu sì, stiamo parlando del 94, si giocava con le due punte, insomma, uno che attaccava la profondità, attaccando l'area di rigore come ero io, e Totò Bertuccelli che girava attorno negli spazi che si potevano creare, cioè questa era, diciamo, la soluzione delle squadre di quella categoria, insomma, con due attaccanti, diciamo un finto 4-4-2, sì, sempre con il libero staccato dietro, perché ancora, sì, sì, si giocava nella marcatura uomo, sì, con Amodio, con
come si chiama, Veronici con la Vitto, insomma erano marcatori, insomma si giocava quasi ad uomo, insomma poi negli anni un po' più avanti si è cominciato a fare un po' una mista zona, però cioè quella, la coppia, eravamo una buona coppia perché si poteva essere sia l'attaccante alle figure che sia l'attaccante veloce e rapido come era Dato Bertuccelli. Sì. Ecco, hai parlato di Colavitto e Micciola, entrambi sono c'è anche Marco Novello che fa il secondo a Colavitto. Ah, sì, 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 infatti, stanno facendo abbastanza bene, hanno vinto anche l'ultima partita, stanno facendo bene, anche l'anno scorso hanno vinto il campionato, insomma, mi fa piacere che stanno lavorando bene. Ma sa che sta facendo invece questo momento? No, io oltre che sto in pensione calcisticamente, fortunatamente sono 5 anni che sto in pensione, no, faccio il settore giovanile, ho fatto sia con l'Arzanese, allievi e berette nazionali, sia con la Neapolis di Moc Sedano, sempre allievi nazionali, beretti, e poi adesso stavo lavorando con una scuola calcio qui a Napoli, a Dinamo Keller, con Troiano che era direttore generale, Enzo Troiano. Però si è fermato tutto e stiamo fermi un po' così, insomma, aspettando un po' l'evolvere della cosa. Giovanni, c'ha dei messaggi dal web, sono arrivati. Innanzitutto saluto Sasà, buonasera. Buonasera. Ti leggo qualche messaggio che è arrivato sulla nostra bacheca, sulla pagina di Questabbia Live. Innanzitutto i saluti del magazzino di Questabbia, Enzo Guida che ti saluta. Ti saluta, grandissimo. Ci sono i saluti. Ci sono i saluti anche di Giovanni Malafronte che ti saluta, dice buonasera. Il gancio per noi è sempre Giovanni Malafronte. Giovanni, la rubrica telefonica eccezionale. No, è quello ha fatto il gruppo tutta di Questabbia, però tutte le annate. Ne siamo arrivano messaggi ogni mattina, 50 di messaggi. Non si capisce niente, praticamente. la mattina. No, ti saluta anche con ciao Bomber, un abbraccio da Vincenzo Onorato. Grande Vincenzo, poi ci incontriamo sempre perché siamo della stessa zona, meno male ogni tanto ci incrociamo. Perché Bomber vi intendete allora? Vincenzo è grande. Anche buon cammino gol da Giuseppe Esposito che scrive ancora sulla bacheca, e grande Sasà sempre da Giovanni Malafronte, quindi tanti saluti dal web per Sasà Buoncammino. Io avevo due curiosità da chiedere a Sasà, che lui ricordava dei pochi gol, ricordo le 55 presenze e comunque 12 gol importanti per la Juve Stabia, però volevo chiedergli se il gol che segnò con la maglia del Palermo contro il Bari è stato il più bello della sua carriera e se è vero che da giovane oltre al calcio praticavi anche la pallacanestro e ti piaceva. No, pallacanestro no. Non l'ho mai praticata. Avevo letto una cosa del genere, forse mi hanno portato su pure strada. Mi piace vederla la pallacanestro come il tennis, ma non l'ho mai praticata. Il gol con Bari, oltre che è stato, diciamo, il gol rovesciato è sempre, diciamo, tra virgolette, spettacolare, perché è un gesto tecnico che, diciamo, è istintivo, perché ti capita sta palla che si alza e tu istintivamente cerchi di creare le presupposte per fare gol. Oltre che l'abbiamo fatto contro il Bari, che quell'anno ha vinto il campionato, noi stavamo in una situazione di classifica abbastanza delicata, cioè la vittoria col Bari è stata oltre che il gol, ma anche la vittoria che ci ha dato questi tre punti importanti per la nostra salvezza, perché poi alla fine ci siamo salvati proprio all'ultima partita, all'ultimo minuto nella partita con Monza in casa, ci siamo salvati dalla Serie B, insomma. Sono sia gol importanti, ma anche belli, ma anche importanti con l'aspetto del risultato. Bene. Ecco, io voglio chiedere a Sasà un saluto per il pubblico di Castellammare. Che cosa vuoi dire a loro, che in questo momento ovviamente non possono vedere le partite, ma l'augurio? Sicuramente l'augurio è quello che prima possibile si ritorna a entrare nel campo, nello stadio, per vedere la propria squadra, perché Castellammare che è innamorato della propria squadra, ci tiene, ci crede, è sempre vicina, ha sempre creato i presupposti per cercare di portare
forza la squadra di casa, insomma della propria squadra. E l'augurio mio è quello di una cosa, di tornare se è possibile nella categoria, secondo me che in merito, perché la Serie B secondo me la può fare tranquillamente, perché una piazza così importante la Serie B la dovrebbe fare tranquillamente. Sì. E di stare vicino, ma il tempo di aprire i campi e gli stadi è un po' lontano, quindi, però di stare sempre vicino alla squadra, anche con i messaggi, con ogni volta anche andare fuori allo stadio così a salutare i ragazzi che si sentono sempre diffusi vicino, e cercare di fare sempre bene. In chiusura, proprio un'ultima domanda da parte di Mario Di Capo, sul filo di lana. No, una domanda, chiaramente ce ne sarebbero tante, però no, più che altro c'è un messaggio da parte di Antonio Puzzo, che tra i vari gruppi qua ci commenta, dice il bomber con gli occhi a cuoricino, dedicato a Sasa Buoncammino, ma soprattutto ci ha scritto proprio la canzone dedicata a lui, che Peppe Esposito, prima nel messaggio che diceva Giovanni, ci ha scritto la fine, cioè buon cammino, gole, sì. Però io non so se la riesco a leggere bene cantando. Dei Queen. Era sulle note dei Queen, quindi sì, era la canzone dei Queen, che poi ci hanno visto godere quando segna buon cammino con le OEO, lo pensa, sì. Perché non sono capace a livello vocale di cantarla, però diciamo questo è il messaggio di Antonio Puzzo dedicato a Sasà. Non ho una bella voce per fare il cantante, mi faccio brutta figura poi dopo tanti anni, evitiamo. Non voglio perdere la faccia, sicuramente è stata una bella cosa, insomma, cantare questa canzone allora, sì, anche se vi dico la verità, quando c'erano quattro settimane che non facevo gol, perché è successo, qualcuno ce n'era, quando vai con alla fine c'è la variante la quando cazzo. c'era stato anche un momento di divertimento nello spogliatoio. Va bene, grazie Sasa del tuo contributo. Figurati, è stato un piacere. Il numero ce l'ho, quindi per ritorno la chiamata voi. Mi fa piacere aver sentito, e vi faccio in bocca al lupo sia per la trasmissione e sempre per la Juventus, forza Juventus. Sempre, grazie. Grazie a voi. Buonasera. Ciao. Ciao. Belle queste parole, aneddoti da parte di Sasa Buoncammino. Grazie anche a Giovanni Malafrondi, lo voglio ripetere, perché c'ha una passione, un attaccamento anche lui alla Juventus, che l'ha vissuta, lui è cresciuto a pane Juventus. Possiamo dire, era molto giovane quando aiutava. Era il cucciolo di quegli anni, che un po' tutti i calciatori tenevano. No, la cosa bella è quando aiutava Guida, quindi stiamo parlando, io non è che voglio dire che Guida è vecchio, se Giovanni è cresciuto e è diventato un uomo, c'era già Vincenzo Guida, quindi la storia è Vincenzo Guida. Quindi è il filo conduttore della Juventus, praticamente. Che poi Giovanni è attivissimo, ho visto tantissimi messaggi dedicati a Sava durante la chat, durante la trasmissione. No, è tremendo, è tremendo. Noi diamo però un assist a un attaccante importante per noi, sono i nostri sponsor, quindi noi diamo l'assist e i sponsor vanno in gol. Ci sentiamo fra poco. Per essere sempre pronti in griglia di partenza, fai un pit stop da Giocar. Officina meccanica, centro revisioni autovetture, autocarri fino a 35 quintali, ciclomotori, minicar, motocicli e motocarri. Da sempre ti offriamo professionalità, dinamismo, finanziamenti in sede e tagliandi a partire da 50 euro con ritiro e consegna auto a domicilio. Installa da noi un impianto GPL e metano a partire da 600 euro o un antifurto block shaft. Di Giocar ti puoi fidare. E novità assoluta, siamo installatori ufficiali per la campagna dei dispositivi di guida per disabili Fadiel SMDM. Ti aspettiamo in via Ripuaria 12 a Castellammare di Stabia, 081 87 020 66, su Facebook Schettino Group. Vuoi realizzare i tuoi sogni? Oggi puoi con Euroansa, l'agenzia di mediazione creditizia che vanta tra le convenzioni più favorevoli con i maggiori istituti di credito. Hai bisogno di un mutuo, un prestito? Euroansa è la risposta. Con professionalità, trasparenza e innovazione ci occupiamo anche della cessione del quinto di stipendio per pensionati, dipendenti privati e statali, anche a cattivi pagatori. Vieni a trovarci nella nostra sede di Castellammare di Stabia, in via Cosenza 125, o contattaci al 339 83 86 854 oppure allo 081 189 46 086.
Ritorniamo in diretta dopo aver dato spazio ai nostri partner commerciali, che ringraziamo per la fiducia e la stima. Giovanni, ci sono ancora messaggi da casa? Sì, ci sono e li leggiamo. Sì. Appunto, ci sono quello di Massimo Dabice che dice: abbiamo sprecato occasioni che potevano almeno farci portare un punto a casa, ovviamente riferito alla partita del San Nicola. Poi Salvatore Avallone, buonasera, ci vediamo al Menti, sarà un piacere, caro Salvatore. Sì. Poi Giuseppe Rapesta, top team, grazie Giuseppe, troppo buono. Poi il buonasera ragazzi, ciao Sasada, Giovanni Malafronte, abbiamo già letto prima, e tanti cuori giallo-blu di Leonardo Ferdinando, che pure salutano Sasà come buon cammino gol di Giuseppe Esposito. Poi abbiamo, ciao Bomber, un abbraccio appunto da Vincenzo Onorato che abbiamo letto prima. Poi c'è un messaggio di Alfonso Longobardi che dice: buonasera a tutti, la sconfitta di Bari non deve far dimenticare tutto quello che è stato fatto di buono fino ad ora. Poi c'è da mettere in preventivo che fra infortuni vari e positivi Covid, mister Padalino non ha mai potuto lavorare al pieno organico, ora testa alla gara con il Palermo perché possiamo vincerla. Abbiamo perso a Bari, ma lo sta, ci sta, diamo tempo a un bel gruppo, è questione solo di tempo, ci ricordo ancora Onorato Ferdinando. Poi cioè, ciao ragazzi ancora da Giovanni Malafronte, ancora scendiamo ancora più giù, sempre Giovanni Malafronte che attesta Sasà Buoncambino e poi dice mamma mia. Poi il saluto di Enzo Guida che abbiamo detto appunto prima. Giuseppe, questo Volpino, è uno dei messaggi che tutti dicevo dell'attivissimo Giovanni Malafronte. Una lunga serie, una lunga serie di messaggi. Petizione. Poi c'è il ciao Sasà anche da Tenese Gaetano, il buonasera a tutti e Forza Stabia da Giuseppe Volpino. Tenese Gaetano dice: non è vero, sa cantare, probabilmente Gaetano l'avrà sentito qualche volta cantare. Poi buonasera ragazzi, un abbraccio forte a Sasà, uno anche a Mario Vollono. E grazie. Poi buonasera ancora da Gaetano Attianese. Per il momento vabbè, sono questi. Allora, analizziamo un po' il discorso della partita con il Bari, ritorniamoci sì. velocemente. Sì. Noi l'abbiamo detto anche in diretta ieri, noi siamo stati tutto il tempo della partita, sia un po' di pre e soprattutto un po' molto di post, per valutare a caldo quello che era successo. Sinceramente la sensazione mia non è cambiata, cioè la sensazione è: non dobbiamo fare drammi, non dobbiamo diciamo di certo pensare che a Bari si dovevano conquistare i punti, però la partita di Bari è un altro tassello che dimostra che questa Juve Stabia purtroppo ha questa difficoltà ad arrivare in zona gol e diciamo no, in zona gol, a tramutare in gol quello che viene prodotto. E questo è dato di fatto, tanto è vero che la puntata di quest'oggi l'abbiamo proprio intitolata Le Vespe non pungono, soprattutto in trasferta, un solo gol in tutte queste trasferte. La cosa che abbiamo chiamato e chiameremo due attaccanti. Sì. Infatti non a caso stiamo facendo sì questa un po' di flusso positivo. Sì, assolutamente. Dicevo che quindi le Vespe non pungono e quindi questo è un dato allarmante, ma non da preoccupante. Comunque è un campanello d'allarme che sicuramente deve far riflettere un po' sia il mister, ma anche diciamo la società. Però senza sempre comunque fare drammi, perché il sesto posto è diciamo quella la realtà un po' per ora della Juve Stabia. Diceva anche Mario, cercare magari di arrivare al quinto per saltare il turno preliminare potrebbe essere anche un altro obiettivo, però diciamo che ampiamente questa squadra sta dimostrando di meritare i playoff, magari con qualcosa in più si potrebbe pensare di scalare di più le classifiche. Però diciamo ecco, dopo la partita col Bari c'è anche un'altra discussione da fare: attacco spuntato, cioè attacco che non riesce a tramutare in gol le azioni. Si aggiungono purtroppo ieri errori della difesa, che ci stanno in una partita, non è detto che diciamo che le partite non finiscono 0-0 quando appunto ci sono errori della difesa o da una parte o dall'altra. Quindi ieri anche un po' la coppia centrale non è stata perfetta, lo stesso anche Tomei non è stato perfetto soprattutto sul primo gol, poi si è rifatto, però quando oramai era già fra virgolette troppo tardi. Il vostro pensiero, ecco, alla luce anche di queste mie considerazioni, noi ci siamo diciamo confrontati molto bene ieri. Sì, allora io penso che parto da due mesi fa. Un risultato è stato già raggiunto, un obiettivo sì. è stato già raggiunto, essere in questo campionato.
Partiamo da questo, perché se parliamo di oggi senza parlare di sette settimane fa, è chiaro che siamo fuori contesto. È vero che oggi c'è una squadra, ma c'è una squadra costruita alla fine, tanti problemi legati al momento attuale, il Covid, e ancora problemi che purtroppo ci sono e ci saranno legati a questo e a tante altre cose, non solo per la Juve Stabia, attenzione, per tutte le squadre di questo campionato. Però l'obiettivo di avere una squadra, una società solida, nonostante il post Maniello, che non era semplice ottenere questo, almeno vedremo poi quello che saranno bravi e capaci sicuramente di fare i fratelli D'Angella e tutto il resto della società. Quindi già avere questo, una società importante, nonostante la mancanza del presidente più importante della storia del calcio stabiese, insieme ad altri, forse meglio di altri, per i risultati ottenuti. Quindi il dopo Franco Maniello non era semplice, soprattutto non è stato semplice anche per come i due soci hanno litigato, ci sono lasciati, hanno fatto, diciamo, quelle dieci giornate, quei due mesi di semi unione solo per portare avanti quel campionato scorso. E quindi partiamo da questo per dire che oggi è chiaro che qualche problema ci deve per forza essere, sarebbe impossibile aspirare ad essere la Ternana di questo campionato o il Bari di questo campionato. La Juve Stabia deve ottenere il primo risultato, è quello di salvarsi, perché secondo me si deve partire da questo. È chiaro che in questo campionato ci sono tante squadre, secondo me, secondo tutti noi, probabilmente inferiori alla Juve Stabia, e l'ha dimostrato la Juve Stabia in campo, non perché le altre sono tanto scarse, ma perché la Juve Stabia ha dimostrato in campo di poter reggere contro le più forti e di poter andare a vincere contro le meno forti, almeno sulla carta, della Juve Stabia, pur soffrendo anche contro Cavese e Bisceglie, però comunque portando a casa dei risultati importanti. Anche a Vibo Valencia ha sofferto e portato a casa il risultato dell'ultimo istante. Quindi la squadra che dovrà lottare ogni partita, e nessuna partita sarà persa prima, come ha dimostrato anche ieri a Bari, ma nessuna sarà vinta prima di giocarla, perché questa squadra ha delle potenzialità, però è stata messa insieme all'ultimo istante, ha comunque giocatori che devono cercare di rifarsi dopo qualche annata non eccezionale, e quindi vedremo quello che sarà possibile fare. Poi dopo magari parliamo anche di coloro che sono stati assenti fino ad ora, che probabilmente saranno assenti dopo, perché la ridda di voci è stata imponente, e quindi magari cercheremo di capire anche quello che si potrà fare poi dopo. Giovanni Natale, qual è il vostro pensiero? Sì, io vado un po' sulla stessa lunghezza d'onda di ieri, vale a dire che le partite vanno giocate, esaminate singolarmente, e poi di gruppo va fatto quello che, se c'è una crescita. Io la crescita ovviamente la vedo, come ha detto Mario, anche partendo da lontano, ma anche analizzando quello che avviene di domenica in domenica, di giornata in giornata. È innegabile dire che comunque la mano di Padalino si vede, perché la squadra assemblata, tutti elementi nuovi, non potevi arrivare a fare certe prestazioni se non c'era un lavoro dietro, e il lavoro ci sta. C'è l'abnegazione dei calciatori, però è ovvio che in tutto questo non potevi essere diciamo artefice di una perfezione subitanea, perché sennò veramente andavi a combattere contro la Ternana e il Bari. Io credo che la Stabia stia disputando il suo onesto campionato, tenendo conto quelli che sono gli obiettivi, e sono obiettivi comunque importanti per una squadra che riparte da zero. Detto questo, ci sono poi dei problemi e delle cose che vanno aggiustate di partita in partita. Si analizza la partita precedente per fare meglio in quella successiva. Il percorso di crescita è fatto in questo modo qua. Poi nell'inserimento dei giocatori nel modulo che cerca l'allenatore, lì si può trovare qualche defezione, oppure si può perdere qualche giornata in più rispetto alle altre. Poi mettici i problemi del Covid, non vogliono essere alibi, ma purtroppo ci sta, e mettiamoci anche che non ha mai avuto tutti gli elementi disponibili in modo tale da poter, noi parlavamo anche di un cambio di modulo ieri, anche questo probabilmente frena un po' anche nelle decisioni del mister. Però io mi reputo di poter vedere il bicchiere mezzo pieno, perché ti ripeto, è una condizione di squadra che per me è in crescita. Si è alla nona, decima giornata, il campionato è abbastanza lungo per farci vedere altre cose, e se il gioco è questo e la continuità di crescita è questa qui, noi siamo comunque destinati a fare un campionato
tranquillo nella salvezza, credo sicuramente, ma si può puntare tranquillamente anche a stare bene nella zona alta della classifica. Quindi per me è una questione di tempi e di inserimento dei calciatori, perché la crescita, ripeto, ci sta. Mario, nella serata dei doppi ex, un doppio ex, o meglio un ex, un attuale giocatore del Palermo, ha segnato il vantaggio del Palermo, ovvero Canutè, sì, che ha portato in vantaggio il Palermo proprio pochi secondi fa. Guarda caso che nella scheda dell'avversario, del calciatore avversario, è stato inserito proprio Canutè. Quindi dobbiamo tenere lui. A dimostrazione che Raffaele Galasso ci vede lungo, anche lui, questo ragazzo. Natale, invece il tuo pensiero su questo momento, Mario, su questa sintesi di nuove partite? Sì, ribadisco praticamente alcuni concetti che abbiamo espresso anche ieri sera. Sostanzialmente una Juve Stabia che, nonostante la sconfitta e il mal di gol che continua per questa squadra, perché comunque è una squadra, diciamo, che crea tante occasioni da gol, anche ieri 3-4 occasioni da gol abbastanza limpide, eppure si giocava contro un Bari che dovrebbe sicuramente lottare per il vertice, per il primo posto di questo campionato fino alla fine del torneo. Però è una Juve Stabia che, nonostante tutto ciò, secondo me continua nel suo percorso di crescita anche ieri, e quello che è importante, a me piace vedere sempre il bicchiere mezzo pieno in questi casi, è una Juve Stabia, diciamo, che comunque ha mostrato ancora una volta in campo la sua tendenza ad essere propositiva in mezzo al campo, cioè a fare comunque gioco. Questo veramente è un marchio di fabbrica di mister Patalino, che questa squadra ha sempre espresso fin dalla prima partita di campionato. Secondo me si è sempre visto che è una squadra che predilige il gioco a tutto il resto. Purtroppo manca la finalizzazione, sono diverse le concause che possono aver determinato questo. Ieri in conferenza stampa mister Patalino sottolineava anche lui questo aspetto, e appunto sottolineava come solo con il lavoro quotidiano, poi con il passare delle settimane, si potrà, se non risolvere, perlomeno attenuare questo problema. E secondo me questo è un problema che si risolverà a mano che si recupereranno in tutto o almeno in parte gli uomini del reparto offensivo che sono mancati durante queste settimane praticamente. Ora c'è appunto Golfo indisponibile, Cernicoi, lo stesso Bentivegna, che ieri abbiamo visto per pochi minuti, ma non è ancora un giocatore recuperato, probabilmente lo vedremo già in una condizione migliore nelle prossime partite. Quindi aspettiamo con i giudizi. Al momento l'importante è quello che questa squadra fa vedere in campo. Partiamo da questa base, cioè dal gioco che questa squadra comunque esprime, anche se al momento il mal di gol, soprattutto in trasferta, è una costante negativa di questa squadra, ed è un problema che va limato. Ma sicuramente mister Patalino, da questo punto di vista, è una garanzia per quello che potrà essere nel prosieguo della stagione. A te, Mario. Anche perché poi altre squadre i gol li fanno in trasferta. Adesso stiamo vedendo, sì, parecchie squadre come Potenza ieri che ha vinto con due gol. Cioè, vedere invece la Juve Stabia ferma al palo con un solo gol in trasferta, a me poi la domanda che volevo fare al mister, ma doveva essere un po' più completa, cioè nel senso, una Juve Stabia che non va sotto, non viene messa sotto da nessuno, perché anche il Bari ha messo sotto la Juve Stabia. La differenza è stata che, l'abbiamo già detto ieri, su 5 occasioni loro hanno trovato 2 in gol, noi la Juve Stabia su 3 invece non ne ha fatto neanche uno. Questa è stata la differenza, e diciamo che in alcune circostanze, Mario, le occasioni le hanno create dei giocatori fenomenali per la categoria, trovando il gol della domenica. La Juve Stabia già ne ha subiti un po' fino ad ora, sì. Non tantissimi, però quando prende gol la Juve Stabia li prende davvero in maniera eccezionale, spettacolare. Quindi è una squadra che non fa segnare facilmente gli avversari, parte secondo me come base. La cosa che fa riflettere è proprio quella, Mario, cioè si va ad Avellino e si gioca come se stessi giocando in casa, e vai a casa senza punti. Giochi col Catania, giochi alla pari, il Catania riesce a sbloccare la partita sui episodi e te le torni a casa senza punti. Anche ieri, alla fine, come dicevi tu, ecco, sono gli episodi, cioè la giocata del giocatore avversario che ti trova la giocata e ti porta a casa 3 punti per la squadra, e tu vai a casa senza punti. Vai a Teramo, la stessa cosa, arriva a Rigoni, fa il tiro da fuori aria, prende l'incrocio dei pali, ti fa gol, però te ne vai a casa senza punti. Perché? Perché non riesci a segnare, cioè
cioè parti già col discorso come ad Avellino, sei stato bravo a non prendere gol, però non lo fai e quindi ne vai a casa massimo con un punto. Ovvio che non voglio dire che ad Avellino però era semplice, non voglio dire che a Teramo era semplice, no, a Bari era semplice, con Catania era semplice, però almeno magari provarci, cioè, a inquadrare lo specchio della porta, perché ieri ad esempio, per dire, no perché voglio criticare, voglio mettere sulla graticola un giocatore in particolare, Bubas che riceve un pallone da Scaccabarozzi che deve essere solo appoggiato sul primo palo e invece non inquadra anche la porta, lì ti viene quello sconforto un po' da tifoso, ecco, più che da giornalista, perché dice sì, come è possibile sbagliare gol del genere, e questo diciamo è sempre sotto forma di campanello d'allarme, non è che stiamo criticando la Juventus, perché come dicevi Mario, se no, poi pensiamo ad agosto, se pensiamo ad agosto, noi comunque dobbiamo fare un plauso a tutti questi ragazzi, un plauso soprattutto alla società, al mister che comunque si è messo in discussione, è venuto qui per abbracciare questo progetto, c'è stato un periodo in cui il materiale umano era davvero poco, quindi effettivamente ci vuole tempo, però vedi che con il tempo questa caratteristica di non riuscire a segnare nonostante passano le giornate non cambia, cambia tutt'altro, cambia magari l'affinità al centrocampo, vedi che per dire un Vallocchia diverso rispetto a quando è arrivato e quasi che meriterebbe secondo il mio parere il posto da titolare, però ovviamente non sono io l'allenatore, attenzione, non voglio mettere in discussione le scelte di mister Patalino, che nel caso delle cose non prese, vede lui valutarle anche nelle tre partite in una settimana, può darsi sì, sicuramente diciamo, però vedi dei miglioramenti in tutti i reparti, quello che invece vedi che non sta migliorando, anche perché purtroppo una volta Wolf, una volta Orlando, una volta Cernico, una volta Bendivigne si fermano, cioè sembra un po' a Romero sta giocando con il problema al ginocchio, però vedi, diciamo che si accarisce sì sul settore offensivo, però quando ci capita l'occasione neanche riescono a sfruttarla, quindi sì, questo sì, però c'è diciamo da dire doppie che sfortune, doppie triple sì, sfortune sì. C'è da dire che però in trasferta hai fatto un solo gol, ma sul ricalcio di rigore, però hai giocato contro squadre molto forti quindi c'è anche quello, hai giocato comunque ad Avellino, hai giocato a Teramo, hai giocato ieri a Bari, hai giocato a Lentini contro il Catania. Però Mario, però poi dobbiamo dircela sempre, poi noi siamo onesti, che comunque al di là del fatto che è incontestabile che non segniamo gol, però il fatto che non si può contestare alla squadra, ma no, contestare sembra una parola un po' troppo, voglio dire sottolineare, ma cosa che non ti può addire la squadra è che non crei, il fatto di creare è un punto di forza incredibile, infatti, cioè una squadra che è costruita da zero, poi si arriverà anche a segnare, è ovvio che si vorrebbe segnare subito, però è buona sicuramente la partenza nel senso dell'intesa sotto porta di riuscire comunque a creare, è già un grosso vantaggio questo. Sì, io però volevo poi evidenziare anche un'altra cosa, che nelle due partite messaggi pure Mario dopo, nelle due partite precedenti in casa comunque si è giocato con Biscegli e Cavese, con tutto il rispetto per entrambe le formazioni, però la USA abbia avuto difficoltà anche in quella occasione ad arrivare al gol, cioè ecco il gol di Fantacci, lo dicevamo anche durante la partita di ieri, ti salva la faccia perché ti metti a posto le cose, ma di fatto quella era una partita che se finiva 0-0 diciamo ti faceva fare tutta l'altra situazione, la Cavese per dire, fino a che tu hai fatto il secondo gol stava in 10 uomini, stava cercando, cioè stava arrivando al pareggio, se non era Tomei che faceva quella parata tu subivi il pareggio, quindi sostanzialmente diciamo che comunque la produzione di gioco c'è, l'impegno c'è, c'è tutto, si arriva lì davanti, ma non si capisce come mai, ecco, in maniera alternata, perché poi non dobbiamo buttare la croce addosso a Bubas, a Romero, a Golfo, a Bendivigne, cioè in maniera alternata ognuno di loro purtroppo ha sbagliato. È un discorso di squadra. Oggi è Bubas, domani è Romero, dopodomani è stato Bendivigne che si è mangiato il gol col Monopoli, precedentemente se ne è mangiato Golfo, cioè alla fine gli errori arrivano un po' in maniera distribuita su tutti gli attaccanti, diciamo che noi non abbiamo potuto vedere Cernicoi all'opera se non diciamo poco, purtroppo quello sì, è un'assenza che si fa sentire e si farà sentire poi nel caso dovesse continuare a non poter essere convocato come per ora può sembrare così, quindi bisogna un attimo valutare anche quello che accadrà del recupero di Cernicoi. Però io penso una cosa, che forse poi discorso principale uno, anche con o senza Cernicoi ora, penso che questa squadra una volta che si sbloccano anche
bocche da fuoco importanti come possono essere Orlando, Golfo e lo stesso Bentivegna possa avere anche dei gol non solo da Romero, perché io penso che l'idea è quella di avere un Romero che ti libera tanti spazi per attaccanti come questi che possono fare gol e quindi magari avere una distribuzione diversa dei gol, mentre Romero non è l'attaccante come magari Cernicò ti poteva dare almeno 10 gol e passa in un campionato, magari uno può cercare di giocare diversamente la situazione, poi non si sa mai che si possa anche ambire a qualche novità sul mercato degli svincolati, mentre ci sono... vi confermo che il Palermo sta facendo una grandissima partita, 25 minuti spettacolari, tenendo il Catania praticamente nell'area di rigore e si è divorato da Sarani di un 2-0 pazzesco, prendendo la traversa, sì, prendendo la traversa e avendo anche altre occasioni il Palermo, quindi per ora un Palermo sì, 11 più i due portieri in panchina, che è 11 però che vanno proprio forte in campo per ora. Giovanni, ci sono dei messaggi, si stanno sfogando per bene. No, proprio bisogna vedere nel secondo tempo, nel secondo tempo senza cambi, però quanto potrà influire poi tutto ciò, insomma. Eh beh, per questo forse c'è la ricerca ossessiva per il secondo gol, che sarebbe importante. Lasciamo il momento Palermo-Catania, andiamo a leggere un po' i messaggi che ci sono arrivati, ancora tanti. Salutiamo mister Michele Sacco che ci saluta, dice buonasera a tutti, a forte abbraccio e sempre forza Juve Stabia. Buonasera a te mister. Poi Antonio Riestra che dice buonasera, tranquilli, arriva Pazzini. Antonio forse ha qualche messaggio o qualche canale preferenziale, dice che arriverà Pazzini, chissà. Tenete qualche sogno nel cassetto difficile. È un sogno, sì, è un grande sogno. Poi il problema sono realizzare, ma si sbloccheranno pure in attacco, non facciamone un problema, ce lo scrive Atenese Gaetano. Poi ci ricorda anche che la punizione non c'era sul primo gol, effettivamente un regalo dell'arbitro in quella circostanza. Raffaele Esposito, ragazzi, ma c'è Di Carmine che è svincolato perché il Verona non l'ha messo fuori squadra, questa è un'altra idea che ci dà, o comunque un altro grandissimo sogno nel cassetto, ma ci vorrebbe... È una battuta, però Di Carmine non è svincolato, messo fuori squadra, non è svincolato, attenzione. Però vabbè, è una battuta, chiaramente. Penso che forse Raffaele lo volesse più prendere per il fantacalcio di Serie A che non per il nostro fantacalcio. Poi c'è ancora Antonio Iezza che dice: ragazzi, Palermo sta giocando con solo 11 calciatori più il portiere di riserva, ma giovedì arriveranno in 11 a Castellammare. Questa è una cosa che si domanda Antonio Iezza. Vedremo un po' anche quello che succederà da qui a giovedì nel Palermo. Purtroppo si vive, si naviga proprio a vista in queste situazioni. Però ha detto che qualche giocatore lo recupera il Palermo, quindi arriverà qui almeno in 14-15. Giovanni, fermiamoci un attimo perché abbiamo il nostro ospite di questa sera, che ringraziamo ancora una volta per essere intervenuto qui alla Pugile Sabiese. Stiamo parlando di un altro bomber, gli USA in difficoltà di segnare. Noi ci appelliamo ai bomber che in passato ci hanno deliziato, questo in particolare davvero ha fatto qualcosa di eccezionale per le Vespe. Stiamo parlando di Giorgio Lunetti. Buonasera Giorgio. Buonasera a voi. Ecco Giorgio, ti abbiamo chiamato anche in veste di ex attaccante sia di Juve Stabia e Palermo. Ora il Palermo sta giocando col Catania, sta vincendo 1-0, ma giovedì verrà a Castellammare. Ecco, tu hai indossato entrambe le maglie. Qual è il ricordo del Palermo e qual è la sensazione di vederle, scontrarsi giovedì? Beh, il ricordo è quello di aver vinto un campionato a Palermo e a Castellammare, la stessa cosa. Vederli, certo, vedere due squadre dove ho militato è sempre un piacere in Serie C, magari sarebbe meglio vederli in altre categorie, quello sì, perché meritano tutte e due di altri palcoscenici, però purtroppo adesso quest'anno è così, stanno in Serie C, però è sempre bello vederli anche in televisione, questo voglio dire. Ecco, Giorgio, mi dispiace che magari non navigano nelle categorie superiori, però c'è sta tempo.
Ecco Giorgio, prima abbiamo ascoltato Sasà Buongammino. Ecco, è una carriera un po' particolare la vostra, perché tu hai iniziato a Palermo, sei andato via da Palermo per venire alla Juve Stabia e lui è andato a Palermo. Poi tu sei andato via dalla Juve Stabia e lui è venuto a Castellammare. Cioè, hai fatto un po' da prima. Vi siete inseguiti praticamente. Ma non, è, non solo Palermo, non solo Palermo e Juve Stabia. Vabbè, io ho pure a San Mele di Stese, pure a Foggia, pure la Budolana. Ti hai inseguito, ti hai inseguito. Io andavo prima e lui veniva dopo. Ti hai inseguito, però che ricordai di lui? Ecco, visto che non hai avuto però l'opportunità di giocarci insieme. Ma forse se giocavamo insieme facevamo bene anche. Sasà è stato, io ce l'ho avuto, diciamo, siamo stati insieme con la Sammettese, sì. Però eravamo giovani, eravamo ventenni, sì, sì. Dopo io, dopo tre mesi dopo io andai via e lui rimase a San Benedetto nella mia città. Sì, sì, e sì. Niente, quindi, però l'ho seguito e lui dovunque è andato ha sempre fatto bene, ha sempre dimostrato di essere un attaccante, un attaccante che faceva gol, che in tutte le squadre era ben voluto. Assolutamente. Era un trascinatore, un leone. Era un trascinatore. Era un attaccante che adesso non se ne trova. Sì. Queste categorie, cioè la Serie C di questi anni, di attaccanti veri come non solo come Buongammino, ma come tanti altri che facevamo veramente. Anche come Lunerti, ecco, facciamo. Ci aggiungo. Sì, trovare un altro lo aggiungo Lunerti. E io mi ricordo che parlando un po' con i tifosi dell'epoca, diceva quello Giorgio Lunerti fa le fotografie al portiere. Ogni volta che praticamente arrivava il pallone, tu li fotografavi e il pallone entrava in porta. Sì, vero, ma non solo io, ma tutti gli altri. Io a volte parlo con i miei ex compagni, ne parliamo appunto di questo, di giocatori di vent'anni fa, adesso se ne trovano pochissimo. Sì. Sto notando tutti i giocatori che secondo me non hanno mestiere, corrono, giocano. Sulla velocità, più sulla fisico, corsa, però fisico. non hanno mestiere, secondo me. Più di fisico che di qualità. Tutto fisico, sì, fisico è questo. Giovanni è un calcio che a me non piace, poi non piace perché sto giro palla, giocano sempre il portiere, tocca più palla al portiere che che giocatore. prima il portiere non toccava mai il pallone. Anzi, i portieri vi ricordo che con i piedi erano un po' scarsini. Poi si no, erano proprio nulli. Erano nulli. Ecco, c'è Giovanni Donnarumma con alcuni messaggi da casa per te, Giorgio, e poi anche con una domanda. Sì, innanzitutto saluto Giorgio, buonasera. Ti leggo alcuni messaggi, ciao, che sono arrivati sulla nostra bacheca, anche se ogni volta che sento la tua voce dico il tuo nome, io diventi afono in quel di Caserta, poi ci arriviamo piano piano. Allora c'è Giorgio da fronte che ci dice... Sì, grosso Gio, lo dice il napoletano, sei grande Giorgio, grande, lo so. Io sono napoletano d'adozione. Certo. Sono torrese di adozione. Che bei ricordi, ci scrive appunto Atenese Gaetano. Poi ancora Fabio Iaccarino dice prendiamo Giorgio, è svincolato. Sei svincolato Giorgio? Sì, sono libero. Sono libero. Poi Raffaele Esposito, il mitico canto della curva sud, Giorgio Lunerti salta con noi, Giorgio Lunerti salta con noi, grande Lunerti. Ancora sì. Giorgio fai gol per la Juve Stabia, se lo scrive Atenese Gaetano. Buonasera, ancora grande Giorgio Lunerti, se lo scrive Fabio Iaccarino. E questi i saluti per te. Io volevo appunto tornare al 29 maggio del 1994. Eravamo al Pinto di Caserta e un San Benedettese Doc segna San Benedettese. Sì. Che ricordi, Giorgio? Ogni volta. Sì. Ma io quel filmato ce l'ho nella mia bacheca, no? Sì. Ma me lo rivedo spesso e ogni volta che lo rivedo mi viene sempre una pelle d'oca. Sì. Nonostante che quella partita era con la squadra della mia città, no?
Ma te l'hanno perdonato questa cosa, questo gol? Ancora no, ancora no, ancora mi rompono le scatole, ancora mi dicono, ma però quel gol, ma come facevo? Che state male? Per me non era la San Mettino, per me era una squadra, era la Stabia, cercare di vincere a tutti i costi per cercare di l'obiettivo dei playoff in più per cercare di vincere il campionato. E come faceva? Ma che siete matti? E ancora insisto, ma che però? Non capisco, lo rifare 100 volte, ma lo rifare 100 volte, ma che siete matti? E noi sotteremo altre 100 volte insieme a te, quindi figurati. Ma come no? Ma che ecco, c'è Natale Giusti che ti vuole fare la domanda, Giorgio. Sì, Giorgio, buonasera. Volevo chiederti un tuo ricordo, ecco, sul tridente Lunerti Musella Onorato, che secondo me è stato una del settore offensivo, diciamo, più spettacolare che si sia visto nella Juve Stabia, penso negli ultimi 30-40 anni, insomma. Forse nella storia. Storia anche in generale della Juve Stabia. Noi tre quei due anni che siamo stati insieme abbiamo fatto bene, i gol tutte e tre, io mi pare 12, Onorato 11, Musella 12, in tutti e due gli anni poi, gli stessi gol li abbiamo fatti l'anno dopo in C1, a parte sempre con l'aiuto dei nostri compagni, non è che noi tre facevamo solo noi, quindi con l'aiuto dei nostri compagni abbiamo fatto bene. Su questo vorrei dire una cosa. Mi ricordo una partita contro il Potenza. Sì. L'allenatore del Potenza, che Pasquini mi sembra che adesso pare che non ci sia più, disse no, ma noi con quei tre là davanti gli portiamo una sedia, e per dire, no, che noi eravamo avevamo 32-33 anni. Un po' in là con l'età, certo. Diciamo un po' davanti con l'età, e detto no, ma questi qua, quei tre davanti là, ci vogliono le sedie per loro. Infatti dicevamo 4-0, fece gol, due gol in Musella, uno io e uno Onorato, senza sedie. Sì, assolutamente. L'ha detto che c'era paura di noi, ma noi l'abbiamo accontentato, però infatti quella sedia è fatta a 4, no? Diciamo 4, assomiglia più una sedia, e noi facciamo 4 gol. Come ha detto Mario, poi si è seduto lui. Dopo si è seduto lui. Però svenimento che è venuto. Questo è quello, il tridente delle meraviglie della sì. C'è Mario Di Capo che ti vuole fare una domanda. Giorgio, prego. Mario, però sì, oltre a ringraziarti di nuovo, lo feci già in un altro Pungiglione di qualche anno fa, se non sbaglio, dell'anno scorso. Perché il 29 maggio è il mio compleanno, quindi festeggiai i 14 anni proprio lì a Caserta, al Pinto, tra l'altro spettacolare, un Pinto gremito in ogni ordine di posti, di gente che veniva da Castellammare, da ogni parte d'Italia, tipo se la Vesale, quindi davvero bellissimo. Ma proprio legato a quella partita, scusami se ti chiedo ancora un aneddoto su quello, ma dopo quel gol, l'esultanza, chiaramente la gioia di tutti, chiedendo sempre a tutti voi anche un ricordo del presidentissimo Roberto Fiore, cosa ti disse Roberto Fiore? Cioè, venne da te dopo quel gol, ti disse qualcosa, non so, c'è un aneddoto su quel gol che poi ci ha portato in mezzo? No, non disse niente. No, lui era contento come tutti noi che c'entrammo l'obiettivo dei playoff. Sì. L'obiettivo dei playoff, anche il fatto che magari nessuno ci credevano, perché noi avevamo una squadra abbastanza un po' su con l'età, no? Sì. Quindi sai, una squadra un po' di anzianotti, la Juve Stabia sicuramente non andrà, invece noi piano piano siamo riusciti. Lui era contento, no, a me non mi disse niente, era contento che pensavo nella gioia vulcanico presidentissimo, gioia dei playoff, aveva fatto dopo un complimento particolare o un qualcosa che ti era rimasto dentro. No, scusa, non ho capito.
No, vabbè, diciamo, lui pensava che poi alla fine il presidente Fiore, essendo vulcanico, ti avesse detto qualcosa a fine partita, qualcosa, esatto, per festeggiare, tanto, per diciamo togliere anche la decisione. No, sinceramente non mi ricordo. Conferma in merito, e quindi l'ho chiesto proprio al diretto interessato. Di aver aggiunto un obiettivo per cercare poi di vincere il campionato, che per poco non ce la facevamo. Infatti. Ecco, sì. Giorgio, periodo del Covid, questo calcio, tu hai detto un calcio che ti annoia già prima per il fatto che molto per fisicità, poco per qualità tecnica, adesso senza tifosi, partite rinviate, giocatori che non possono giocare perché positivi. Ma guarda, io sinceramente partite ne vedo pochissime, non riesco appunto a vedere le partite, e soprattutto adesso, almeno prima, cioè l'anno scorso c'era il pubblico, mi piaceva vedere il pubblico, la coreografia, sai, tutte queste cose. Ma mo senza pubblico, senza niente, secondo me non ha senso anche, ma per fortuna che io non ci sto, che non ci gioco, quindi va benissimo così. Però voglio dire, se io ci giocavo in questo periodo non mi sarei divertito, e non avrei dato neanche più di tanto, perché conto che c'è il pubblico che ti sprona, che ti incita, che ti bestemmia, che ti manda in tutte le parti, e quindi lo stimolo di fare bene senza pubblico non lo so, sembra partite del giovedì d'allenamento, sì, dell'allenamento proprio. D'allenamento, partite del giovedì che facevamo, adesso non si fanno più. Anche quelle hanno tolto, bravo. Hanno tolto pure quelle. Già, c'è qualche messaggio. Il giovedì con la primavera, con la Beretti, facevamo le partite. L'allenamento c'è adesso anche più. Gioia, ci sono altri messaggi da casa per il bomber, e poi c'è un altro messaggio di Salvatore Luigi La Ragione, che dice: buonasera a tutti voi, un grande grazie a bomber Giorgio per le rasoiate chirurgiche nell'angolino da fuori aria, meravigliose, se le ricorda così Salvatore Luigi La Ragione. Beh, no, è bello che gli altri si ricordano di quello che abbiamo fatto, no? Infatti il pubblico è meraviglioso, per questo devono aprire gli stadi, o giocano o non giocano, insomma, voglio dire, o con il pubblico senza, così non ha senso, anche perché è giusto che il pubblico, il tifoso vada a vedere la partita dentro al campo, così si ricordano come questo signore si è ricordato di tante cose. Sì, a proposito di gol, però un'altra curiosità è legata ad un altro gol. Giocavi col Palermo, era un amichevole, però un gol importante contro una squadretta Real Madrid, ricordiamo bene? Quella che è la partita importante di quest'anno, perché era una gara ufficiale, però un gol al Real Madrid ovviamente si mette in bacheca anche quello, no? Beh, io l'ho detto ad alcuni, ho detto che mi dicevano: ma tu hai fatto gol al Real Madrid? Perché va bene, ma è un amichevole, cioè fare gol, io è stato più importante far gol alla Sammettese, la squadra mia, quando giocavo con la Juve Stabia, all'ultimo minuto, che ci ha permesso di andare ai playoff per cercare poi di vincere il campionato, che il gol con Real Madrid, che è un amichevole che mi interessa, capito? Che non gli ho dato mai peso, mai niente, non è un amichevole, non mi è mai interessato. Giorgio, come finirà Juve Stabia Palermo? Ma io sto vedendo il Palermo adesso, però ogni partita adesso è una storia a sé. Sì. E non lo so, anche magari con sto Covid non ci sta più neanche il fattore campo, no? Dici, giochi in casa con il pubblico che spinge, adesso senza pubblico non lo so, è un'arma in più, no? Giocando in casa è un'arma in più. Però vedendo adesso, seguendo un pochettino il calcio, ma poco lo seguo, Palermo sta messo male, la Juve Stabia
sta altalenando un po' di situazioni, o non sbaglio? Sì, sì, no, voglio dire, non è continuo. Sì, quindi sì. Non lo so, io da ex entrambi direi un pareggio, però il pareggio non serve a niente, quindi in casa deve vincere la Juve Stabia, quando vanno a Palermo deve vincere Palermo. Meglio 3 punti che 2 per 1. Sì, una vittoria a testa, anche perché sì. Fa 3 punti, se pareggiano tutte e 2 volte sono 2 punti, quindi un punto in meno. è giusto. Giorgio, noi ti ringraziamo per questo tuo contributo, per la disponibilità che ci dai sempre e per quello che hai fatto con la maglia della Juve Stabia, ci hai regalato. Ma io ringrazio voi e veramente, chi se la scorda, cioè, certe cose con noi non ci dimenticheremo mai di te, ricordatelo questa cosa. Non posso mai dimenticare di Mario. Un'ultima cosa proprio alla fine, da parte del nostro grandissimo amico Giorgio. Giovanni Donnarumma. Sì, allora Giorgio, scusami, proprio sul gong arriva una domanda del nostro amico Gianfranco Piccillo, Associazione Stabia Amore di Castellammare, che dice: buonasera al grande Giorgio Lunerti, a voi tutti, Musella e Onorato, sono stati colleghi di reparto migliori della tua carriera? Beh sì, a parte che Onorato io ho giocato pure a Reggio Calabria. Sì, con la regina, e là, anche là facemmo bene, facemmo tutte e due, quindi è una coppia già affiatata. E, sì, penso di sì, dobbiamo fare il tridente. Da altre parti dove si giocava sempre con un'altra punta, però non c'è stato mai il tridente. E, neanche una volta si chiamava mezza punta, no? Sì. Niente, non ci stavano. No, noi tre siamo 11. Ecco. E lo possiamo confermare anche noi. Siamo 11. Ci sono le prove. Grazie Giorgio, buona serata. Ciao Giorgio, buonasera. Anche ciao Giorgio, buona serata. Ciao. Bello sempre sentire Giorgio Lunerti, ma aver ascoltato anche Sasa Buongammina, questi giocatori che hanno fatto la storia. Poi Mario, l'altra volta anche Marcello Prima. Ho sentito la voce di Giorgio, l'ho detto anche prima, stava in maniera automatica, stava calando la voce, perché ogni volta che dico questo nome ricordo la partita. Un po' di pagone di dire. Va subito alla San Benedetto. La fortuna con il nostro grande amico Bruno Di Martino, che gli mandiamo un grandissimo abbraccio. Mi assolvi. Che stavo praticamente lì è stato uno dei primi urli, perché poi ce ne sono stati altri nel corso di questa trentennale carriera, Giovanni, radiofonica. Tra l'altro Giovanni, in quella partita, proprio a conferma di quanto il calcio sia stranissimo alcune volte, io ricordo che anche io ero al Pinto, ovviamente. Pochi minuti prima del gol di Giorgio Lunerti ci fu una traversa colpita dalla San Benedettese, sono quegli episodi che ti fanno capire quanto poi un'annata. Come? Un attimo di terrore ci fu in quella circostanza. Pochi minuti prima, pochi istanti prima del gol della US Hub, che arrivò poi praticamente quasi a tempo scaduto sostanzialmente. Sembrava quello già l'anno del destino, poi qualcuno ha preferito altro, qualcuno dai piani altri, in giacchette nere all'epoca. Signor Grunda e non solo, anche colui che l'ha preferito a Reggio Calabria, a Reggio Calabria. Poi il Grunda ha completato l'opera. Ha dato il colpo di grazia, Mario Grunda. Ecco, però leggiamo un po' adesso i risultati, no, di quest'ultimo turno, visto che per tradizione lo facciamo. La nona giornata è stata una giornata ridotta, anche a causa del Covid, con due partite rinviate, però le altre si sono giocate e si è iniziato con questo 5-0 della Ternana con la Cavese a Castellammare alle ore 16, con le dimissioni di Modica, non so se sono rientrate perché poi non ho verificato in giornata. Poi diciamo che la giornata di ieri alle ore 15, Viterbese Pagarese 0-1, poi Avellino Catanzaro 1-3, quindi l'Avellino di Braglia che perde malamente in casa, Bari US Ape 2-0, poi Turis Potenza 0-2, con questi due gol del Potenza che dicevo prima. Fra l'altro poi Colantonio oggi non ha sbottato contro la squadra, ma ha sbottato contro il Comune, dicendo che con queste condizioni non firmerà l'accordo per lo stadio, e si sente un po' abbandonata la città di Torre del
Greco, però è soddisfatto del risultato della squadra, sì, dicendo la squadra che è stata costruita per salvarsi può avere alti e bassi, e ovviamente i due bassi, sì, sono questi, la sconfitta col Potenza, la sconfitta soprattutto con la Paganese in casa nel turno precedente, sì, poi Virtus Francavilla 1-3 e quindi Virtus Francavilla Casertana 1-3 e quindi diciamo una bella vittoria della Casertana che riesce, diciamo, a mettere a posto un po' l'andamento non tanto positivo degli ultimi tempi. È in guaia, però sì, dimmi. Se non sbaglio salva la panchina il mister, però c'è, sì, stato il cambio di direttore sportivo, c'è, cioè, Pastore, sì, ora come direttore sportivo, mentre, sì, Mario, ti confermo che le dimissioni di Modica sono state respinte dalla, sì, dalla proprietà, quindi si era parlato di un ritorno di Campilongo voluto a gran voce dai tifosi. Campilongo ha dichiarato proprio sui social, se non sbaglio, sì, io con l'attuale dirigenza non tornerò mai più a Cava, quindi ma penso non sia stato neanche cercato visto le parole di Campilongo, certo, è probabile che si siano lasciati non corre buon sangue, assolutamente, esatto, assolutamente. Guardando un po' la classifica in attesa ovviamente della finale da Palermo, Palermo ancora vince, giusto, 1-0. Primo tempo, fine primo tempo, 1-0. Ok, quindi finisce 1-0, ancora per ora il primo tempo. Poi per il resto, diciamo, la classifica vede la Ternana in testa con 21 punti, poi segue il Bari e il Teramo a 17, l'Avellino e la Turris a 14, la Juve Stabia a 13, il Catanzaro a 12, la Vibonese e il Foggia insieme al Potenza e alla Paganese a 9, questa sorprendente Paganese che si piazza all'undicesimo posto, poi Catania e Virtus Francavilla e Monopoli a 8, Sceglie a 7, poi Viterbese e Casertana a 6, Cavese a 5, Palermo a 2 e poi c'è il Trapani come sempre per onore di firma. Il prossimo turno invece, detto della Juve Stabia che giocherà in casa con il Palermo, vede, diciamo, tante altre partite ovviamente, che iniziano però di mercoledì, non di giovedì, quindi la Juve Stabia è una sorta di posticipo, quindi sì, di mercoledì alle ore 15 Foggia Turris, poi Monopoli Viterbese, Ternana Virtus Francavilla alle 17.30, Catanzaro Teramo, poi Paganese Avellino alle 18.30, Casertana Vibonese e poi alle 20.45 Potenza Bari. Il giorno dopo, di giovedì, doveva essere giocata alle 20.45 la Juve Stabia, ma invece è stata anticipata alle ore 15, quindi Juve Stabia Palermo, e alle 17.30 invece Catania Bisceglie. Di queste, ovviamente, io vi chiedo, faccio sempre la solita domanda: quale altra partita andreste a vedere oltre a Juve Stabia Palermo che magari vi intriga? Io, per me, Catanzaro Teramo. Io Catanzaro Teramo. Anche io. Mi salta proprio all'occhio subito. Catanzaro Teramo. Ah, ok. Vabbè, sì, c'è anche un Potenza Bari. Ma io più che altro Catanzaro Teramo perché Capuano contro il Bari, non so, sì, per una sorta di controprova rispetto anche alla prima partita che è andata benissimo a turno. Anche. No, ma poi c'è da dire che le squadre di Auteri fanno fatica contro le squadre che si difendono bene. In genere, sì, le squadre di Capuano difendono benissimo con quasi tutti gli uomini, riescono a produrre poi qualcosa in attacco, quindi, sì. Ma poi sono curioso di vedere questa Paganese, in verità. Paganese Avellino è un derby particolare, perché la Paganese vince solo in trasferta, ha fatto due vittorie in trasferta, sì, tra l'altro proprio nel derby a Torre del Greco, quindi da vedere soprattutto per lo stato di salute dell'Avellino, che ha perso davvero tanto con il portiere Francesco Forte, che sarà fuori per un paio di mesi, e lo si vede la differenza. Diciamo che fece quella partita contro la Juve Stabia, poi dopo come al solito, come al solito, qualche partita dopo, perché secondo me con un altro portiere quella partita finisce diversamente, però anche quella col Catania probabilmente finisce diversamente con un altro portiere, quindi giusto a far capire come la Juve Stabia ha fatto bene fino ad ora. Assolutamente, però ecco, visto e considerato che nel prossimo turno concludiamo anche questo Juve Stabia Palermo, questa presentazione con la scheda dell'avversario che è stata elaborata da Giovanni Donnarumma e che appunto, sì, analizza quello che è il campionato del Palermo con un Boscaglia allenatore, diciamo, di un certo livello che siede sulla panchina, sì, dei rosanero. Vai Giovanni. Sì, ci saranno poi le statistiche dopo, intanto parliamo un po' del Palermo Calcio, che è appunto, sì, una società calcistica italiana, si tratta appunto del primo, ecco Giovanni, adesso il sesto nel territorio, sì, italiano per l'anzianità tra le squadre. No, ma c'è stato un momento di vuoto, c'è stato un momento di vuoto, vai adesso è tutto a posto. Probabilmente è la linea, chiedo scusa, ripeto, partiamo da capo, il, sì, Palermo
appunto la Società Calcistica Italiana con sede appunto alla città di Palermo. Si tratta del primo club del Mezzogiorno e il sesto nel territorio italiano per anzianità tra le squadre ancora operanti. Ha raggiunto i migliori risultati sportivi negli anni 2000, durante i quali ha chiuso 3 edizioni del campionato di Serie A al 5° posto, di cui 2 consecutive, ed è arrivata sino agli ottavi di finale di Coppa UEFA nel 2005-2006. E annovera anche in bacheca una Coppa Italia di Serie C vinta nel 92-93. Riguardo alle partecipazioni alle Coppe Europee, il club conta 5 presenze in Coppa UEFA. Nella classifica perpetua di quest'ultima competizione, il Palermo occupa il 221esimo posto, risultando 11esima tra le squadre italiane. Nel 2007 ha anche occupato il 51esimo posto del ranking UEFA, quindi la squadra italiana che ben si posiziona anche a livello internazionale. Attualmente la FIGC la considera come 18esima nella graduatoria dei criteri del punteggio della tradizione sportiva della federazione, mentre si posiziona 16esima nella classifica perpetua della Serie A. Se si considerano anche le 3 finali di Coppa Italia disputate nel 74, 79 e 2011, i 5 campionati di Serie B vinti e la sua storia ultracentenaria con importanti trofei conquistati nel primo ventennio del XX secolo, il Palermo rappresenta la seconda realtà calcistica del Mezzogiorno d'Italia. Quindi è sicuramente un blasone importantissimo che guida mister Boscaglia, e ha quest'anno questa statistica, ovviamente fermo a quella che è la partita di questa sera, che la vede ultima in classifica con 2 punti, con 5 partite giocate, nessuna vittoria, 2 pareggi e 3 sconfitte, 2 sono i gol fatti, 7 quelli subiti in casa, ha giocato una sola gara e l'ha persa con 2 gol subiti e nessun fatto, fuori casa ha giocato ben 4 volte senza vincere mai, pareggiando 2 volte e essere sconfitta 2 volte con 2 gol fatti e 5 subiti. Al netto di quello che è al momento, la partita che la vede ancora in casa col Catania vince 1-0, poi vedremo un po' al 90esimo e quindi andremo un po' a mettere a posto i numeri anche delle statistiche del Palermo. A te Mario. Ovviamente non abbiamo l'arbitro, perché quando ci sono appunto le partite come questa sera del Palermo, l'arbitro sarà designato nella giornata di domani. Assolutamente, grazie a Giovanni, però ecco, diciamo, abbiamo per tradizione questa scheda del calciatore avversario fatta da Raffaele Galasso, che avete potuto ascoltare nelle ultime 2 puntate di USB Live Talk Show. Fra l'altro nell'ultima ha sostituito in maniera egregia anche Mario Di Capo, non che sia superiore o inferiore, qui non facciamo paragoni, per noi Mario fa parte del quartetto centra, però Raffaele, diciamo, ecco, dimostra di essere un giovane promettente, un po' di quelli che, sai, a livello calcistico possono magari giocare da titolare. Ci la cantera, la cantera di USB Live. Sì. Ecco, però leggiamo questa scheda, lui ha posto la sua attenzione su Mamadou Kanuté, che noi conosciamo bene, che è stata la USB e che oggi per ora ha segnato il gol del vantaggio dei Rosanero. Sì. Diciamo che nella passata stagione 2019-2020 ha fatto 28 presenze con 6 gol e 2 assist. Lui che è un esterno d'attacco, quindi non fa tanti gol, però 6, diciamo, sono un buon bottino per appunto uno che non gioca prettamente nell'area di rigore. È in Serie C da 9 stagioni, eccetto una piccola parentesi con la Pro Vercelli in B, ha esordito con il Benevento in Serie A, si consacrò con la maglia delle Vespe nel 2016-17 dopo la sua migliore stagione con l'Ischia, terminato con 8 gol e 4 assist. Segni distintivi, inarrestabile sulla fascia. Noi ricordiamo Kanuté che era prima con l'Ischia, venne qui a Castellammare in quel 5-5 pirotecnico, fece innamorare un po' il direttore sportivo Pasquale Longiudice dell'epoca, che lo prelevò poi dal Benevento, perché era di proprietà del Benevento, lo portò a Castellammare con una buona, diciamo, buon campionato, diciamo che un po' condizionato da qualche infortunio di troppo, un infortunio muscolare lo tenne lontano dai campi e quindi non riuscì a dare il suo contributo. Ecco, siamo arrivati alla fine con tutte le schede, abbiamo sentito un po' tutti, non so se c'è qualche messaggio da casa, Giovanni, prima di, diciamo, fare una nostra considerazione. No, siamo fermi a quelli di Gianfranco Piccirillo sul trio magico. Sì, e allora a questo punto c'è questa partita giovedì, che cosa vi aspettate voi da questa gara? Si diceva sempre, purtroppo il fattore campo non ci sarà, altrimenti sarebbe stato diverso rispetto a una considerazione che possiamo fare ora. Beh, il fattore campo non ci sarà, però se vado a vedere i punti fatti, la Juve ne ha fatti 9 in casa in 4 partite, ne ha fatti 4 in trasferta in 5, segnando un solo gol in trasferta, tra l'altro su calcio di rigore. E quindi è vero che non c'è il fattore esterno
casalingo, il fattore casalingo del pubblico, sì, quello, sì, del caldo del pubblico, sì, però giocare al mente rispetto a giocare in trasferta ti dà la possibilità di avere degli spazi diversi, cioè nel senso la squadra si allena sempre lì, quindi conosce bene forse. Sì, sì. Conosce ogni zolla, certo, ogni zolla del campo. Sì, esatto, sì, esatto, esatto, perché poi vai a giocare in trasferta e sicuramente trovi il campo gibboso ad Avellino, sì, trovi, sì, il, sì, campo quasi impraticabile a Vibo Valentia, perché lo stadio di Vibo è spesso praticabile, anche se quando ci siamo stati aveva un ottimo drenaggio, quindi stava bene in quel momento. Quindi diciamo che Allentini forse ha sofferto un po' di più, un po' di meno, perché il manto erboso era quello sintetico come quello di Castellammare, però è una squadra che fino ad ora ha fatto molto meglio in casa rispetto alle partite in trasferta. Però c'è da dire che gli avversari casalinghi sono stati, diciamo, di un certo calibro, non elevatissimo, quelli affrontati fuori invece sono stati di altro calibro, e probabilmente il Palermo che arriva non ci deve ingannare la classifica. Il Palermo non è squadra da quella classifica, ha giocatori in campo che hanno fatto Serie B e anche di più, cioè, per esempio oggi ha segnato Canutè, ma al centrocampo c'è Oger, c'è Saraniti davanti, anche se oggi si è divorato dei gol pazzeschi, anche l'1-0 praticamente nasce da un suo errore clamoroso sotto porta. Quindi il Palermo, anche con una guida importantissima, quella di Boscaglia, è un altro tipo di squadra. Probabilmente è il primo test significativo in casa. Non che gli altri siano stati poco significativi, però il Monopoli la prima giornata contro la Vestabia ancora con mezza Beretti in campo, senza nulla togliere ai bravissimi ragazzi del settore giovanile, però non ancora pronti probabilmente per la Serie C, e poi è affrontato comunque squadre di medio-bassa classifica. Il Palermo è il primo vero test, secondo me, al menti per questa squadra. Giovanni Natale. Sì, io anche per me l'impressione è quella di arrivare a giocare la partita col Palermo tenendo ben presente chi si ha di fronte. Il Palermo però bisogna dire una cosa, che all'inizio del campionato è molto più abituato a giocare in esterna che in casa, e questo per un paradosso può essere un qualche cosa al quale il Palermo è abituato, anche se i risultati non è che sono arrivati forieri di punti, anzi tutt'altro. Sabbia però deve in certo qual modo, adesso rientrando al menti, far vedere che la squadra ha quel piglio delle solite partite in casa, quelle di giocare, di approcciare bene, di creare tantissimo. La differenza, torniamo sul tasto dolente, la deve fare quella di andare in gol, non dico alla prima occasione, ma segnare subito la partita che si gioca giovedì, perché solo con un piglio del genere e andando subito in gol si può vedere praticamente anche una trasformazione dal punto di vista anche mentale della squadra, che non è mai mancato, però il gol può sicuramente anche sbloccare definitivamente questa squadra. Non sarà una partita semplice, sì, partite semplici in questo girone secondo me non ce ne sono, perché un po' i fattori campo che non esistono, i tifosi che non ce ne sono, e anche i tanti risultati che vediamo molte volte a sorpresa, come si diceva una volta, ma oggi di sorpresa ce ne stanno poche, ognuno ha una sua identità di gioco, la mette in atto, e si vedono talune volte anche delle belle partite. Sarà sicuramente una di queste quella col Palermo, che ripeto bisogna approcciare bene e riuscire a sfruttare da subito le occasioni per sbloccare la partita, ma sbloccarsi anche dal punto di vista psicologico, dal punto di vista, non perché è bloccata la squadra, ma perché segnando possiamo dire anche una squadra diversa. Te, Mario. Ecco Natale, invece il tuo pensiero. Sì, sono d'accordo con quanto diceva Mario Di Capua prima, questo è il test sicuramente più diciamo significativo da inizio campionato finora per la USA, tra tutte le squadre che sono arrivate al Romeo Menti fino a questo momento. Tra l'altro ci aggiungo che contro mister Boscaglia è sempre difficile, l'anno scorso ci ha messo in difficoltà sia all'andata che anche al ritorno, quindi occhio anche a questo allenatore che io stimo tantissimo per quello che ha fatto vedere anche negli anni precedenti della sua carriera, quindi attenzione anche all'impostazione tattica di questa squadra. Però questo Palermo, che tra l'altro prima di questa partita di questa sera in 5 gare aveva realizzato solo 2 gol e ne aveva subiti 7, qualche problemino dietro ce l'ha sicuramente, però ciò non ci deve distogliere da quelle che sono le difficoltà di questa gara,
perché è una partita, come diceva Giovanni, va approcciata benissimo, probabilmente va giocata anche sopra ritmo, secondo me, perché il Palermo, tenendo conto anche di come gioca Boscaglia, questa è una squadra che va affrontata cercando di giocare sopra ritmo e tra l'altro cercando anche di sfruttare a proprio favore quelle che sono le difficoltà di organico attualmente del Palermo e anche cercando di sfruttare il giorno in più di riposo che questa volta ha la Juve Stabia in questa gara, perché il Palermo sta giocando stasera, la Juve Stabia ha giocato ieri, quindi c'è anche questo nel computo generale, nel peso che dobbiamo dare, ecco, alle due contendenti. Poi c'è ancora un'altra cosa, questo Palermo è una sfinge, come dicevamo anche prima, nel senso che noi a due giorni e mezzo dalla gara, non sappiamo ancora sostanzialmente con quali e con quanti uomini questo Palermo arriverà a Castellammare, quindi anche questo va tenuto nel debito conto, però soprattutto è una squadra questa da aggredire subito, perché il Palermo comunque annovera tra le sue fila grandi giocatori come Saraniti, ex Lecce se non erro, sì, sì. E altri giocatori che comunque in questa categoria fanno la differenza, come lo stesso Canutè che stasera ha segnato. Quindi è una partita da approcciare nel migliore dei modi possibile e che ci deve dare quelle garanzie, diciamo quelle conferme su quello che è questo percorso di crescita che la Juve Stabia sta facendo, sperando che già a partire da questa gara si trovi la via della rete in maniera un po' più facile, diciamo, rispetto a quelle che sono state le precedenti prestazioni delle Vespe. A te Mario. Eh sì, grazie anche a Natale, siamo arrivati alla fine di questa puntata, noi ci ritroveremo giovedì, ma non con Juve Stabia Live, Mario già si prepara, ma no con Juve Stabia Live. Ho preso la larga stavolta, però mi hai visto. No, con Juve Stabia Live, ma con la diretta. Dalla fascia, è partito dalla fascia. La diretta dallo stadio, perché alle 14 più o meno saremo lì in diretta per raccontarvi il pre-live e poi sulla radio, su Vivi Radio Web, come al solito sempre la radio cronaca, i 3 minuti ogni 15, poi ci sarà sempre il live, il post partita, ognuno sempre dalle proprie case commenteremo insieme a voi quello che sarà il risultato della partita, sperando come sempre di commentare una vittoria della Juve Stabia. Intanto io ringrazio tutti quelli che si sono collegati ancora una volta, i vari messaggi, saluto Gianfranco Piccillo in particolare, Giovanni Malafronte, Raffaele Esposito che ci seguono sempre, ma un po' tutti, Onorato Ferdinando, Giuseppe Volpino, Attenese Gaetano, la lista è lunga, ovviamente non li faccio tutti perché me li ricordo tutti e li ringrazio davvero tutti, anche Ciro Di Nocera che molte volte ci dà degli spunti importanti. E chiudiamo questa puntata, come sempre tradizione del Pugilio Stabiese, con il nostro solito urlo: forza, 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 forza Juve Stabia, Juve Stabia, Vespe, Castellammare, Gialloblu, ecco, come li vogliamo chiamare, l'importante è che si va forza avanti, Juve, forza Juve Stabia. A giovedì, ciao a tutti. Il Pungiglione Stabiese. Per essere sempre pronti in griglia di partenza, fai un pit stop da Giocar. Officina meccanica, centro revisioni autovetture, autocarri fino a 35 quintali, ciclomotori, minicar, motocicli e motocarri. Da sempre ti offriamo professionalità, dinamismo, finanziamenti in sede e tagliandi a partire da 50 euro con ritiro e consegna auto a domicilio. Installa da noi un impianto GPL e metano a partire da 600 euro o un antifurto Block Shaft. Di Giocar ti puoi fidare. E novità assoluta, siamo installatori ufficiali per la Campania dei dispositivi di guida per disabili Fadiel SMDM. Ti aspettiamo in via Ricuaria 12 a Castellammare di Stabia, 081 87 020 66, su Facebook Schettino Group. Vuoi realizzare i tuoi sogni? Oggi puoi con Euroansa, l'agenzia di mediazione creditizia che vanta tra le convenzioni più favorevoli con i maggiori istituti di credito. Hai bisogno di un mutuo, un prestito? Euroansa è la risposta. Con professionalità, trasparenza e innovazione ci occupiamo anche della cessione del quinto di stipendio per pensionati, dipendenti privati e statali, anche a cattivi pagatori. Vieni a trovarci nella nostra sede di Castellammare di Stabia, in via Cosenza 125, o contattaci al 339 83 86 854.
0334 oppure allo 081 189 46 086.